sono sicuro che da lassù ci vede, sta continuando a mandarci tutte le sue energie, la sua musica, e noi dobbiamo tenere in vita le sue canzoni e la sua persona. Ero moltissimo legato a lui, c'era un rapporto fraterno, abbiamo vissuto insieme, abbiamo fatto un sacco di esperienze musicali a Roma. È venuto spesso con me a Rimini, siamo stati a Bassano. Era un po' amore e odio tra noi. Lui era una persona molto, sono sincero, uno di quegli amici che non hai bisogno di sentire sempre, ma che poi dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi basta un messaggio, una parola e scoppia tutto di nuovo. Quegli amici che ci sono sempre, quelli proprio veri. E lui era così, era veramente viscerale in tutto, nell'amore, nell'amicizia, nei rapporti con i familiari, e si viveva tutto proprio al massimo. E io sono sicuro, sono convinto che questa cosa arriverà. Lui voleva lasciare un messaggio con la propria musica e secondo me è brutto da dire, però in seguito a questa cosa un sacco di persone capiranno veramente quanto è importante per un artista, per una persona, per un ragazzo esprimersi attraverso la musica, attraverso i propri sentimenti, e lui sono sicuro che da lassù ci vede, sta continuando a mandarci tutte le sue energie, la sua musica, e noi dobbiamo tenere in vita le sue canzoni e la sua persona. E nel mio cercherò, l'ho già detto, cercherò in tutti i modi, se possibile, di riuscire a dare voce a quello che lui non è riuscito a finire. Quindi grazie di cuore, grazie, un saluto veramente a Michele.